La sfida tra le due neopromosse Porto Sant'Elpidio e Chieti se lo aggiudica la squadra di Grandoni in un match emozionante, ben giocato dalle due compagini, con i neroverdi bravi a compattarsi nel momento di difficoltà e punire gli avversari nel loro momento migliore. I marchigiani di casa arrivano a questa sfida avendo vinto le prime due gare e per questo mister Mengo, ex calciatore del Castel di Sangro, conferma per tutti gli effettivi la squadra che ben ha fatto fin qui, affidandosi in avanti alla coppia Mandolesi-Maio. Il Chieti per la sfida odierna ritrova Vittini dopo il turno di squalifica con Fantauzzi che torna a posizionarsi dei tre di dietro. In avanti ci sono Bruni e Traini, parte dalla panchina il nuovo arrivato, il centrocampista Bacicalupo. Ultima sfida tra le due compagini nella stagione 86-87 quando i neroverdi vinsero il campionato di Serie D. Arbitra il signor Bocchini Valerio di Roma 1. Al terzo ci prova subito la squadra di casa con Maio, ma il suo tiro finisce alto dopo un contrasto fortunoso in aria. Al nono, per la prima volta, si vede anche il Chieti con Traini, ma il suo tentativo di pallonetto non inquadra lo specchio della porta. Il Chieti prende campo e al dodicesimo minuto arriva il vantaggio per i ragazzi di Grandoni. Atterrato al limite dell'area Bruschi, dalla punizione che ne scaturisce Mazzolli, calcia teso in porta con Gagliardini che di pugno respinge corto, il più lesto è Fantauzzi che trafigge il numero 1 marchigiano. Al ventiduesimo risponde la squadra di casa con Ruzier, che direttamente da calcio piazzato mette i brividi a Camerlengo. La squadra di casa chiede invano un calcio d'angolo, non è di questo avviso Bocchini di Roma 1. Adesso spinge la squadra di casa che riesce a sfruttare molto bene l'uomo tra le linee, proprio Ruzier, dal limite ci prova a giro ma troppo debole centrale per impensierire Camerlengo. Alla mezz'ora torna in avanti il Chieti, ottima la palla di prima di Mazzolli che libera davanti al portiere Bratelli, ma quest'ultimo non arriva all'appuntamento con la rete. Gol mangiato, gol subito. Al 37esimo Maio sulla destra si libera con una giocata del diretto avversario e serve un cioccolatino a Ruzier che sul secondo palo di testa fa esplodere il comunale Villa San Filippo. Passano 5 minuti e il Chieti va vicinissimo a rimettere la testa in avanti. In questa prima frazione cross dalla tre quarti del solito Mazzolli che pesca Bruschi, il suo colpo di testa ad incrociare fa la barba al palo. Stessi 22 in campo ad inizio ripresa con il Chieti vicino al vantaggio con Vittiglio che ne stirada da solo l'illusione del gol. Meno emozionante questo avvio di ripresa con le due squadre che si allungano un po', complice anche il gran caldo, ma il Chieti c'è e al 17 mette ancora la freccia. D'azione d'angolo il capitano Venneri si ritrova un pallone sui piedi al limite dell'area di rigore e di precisione trafigge il numero 1 di casa con il capitano neroverde che va ad esultare sotto la tribuna riservata ai tifosi teatini. Al 25esimo è ancora Chieti con Mazzolli che da calcio franco non inquadra per pochissimo lo specchio. Brivido per il Chieti al 29esimo. Cucù appena entrato da centro aria gira di testa sul secondo palo ma ci vuole tutta la bravura di Camerlengo a negare la gioia del gol all'attaccante. Nella prosecuzione fallo in attacco e azione sfumata per i marchigiani. Forcing negli ultimi 5 minuti per la squadra di casa, ma al 42esimo ad andare vicino al gol è ancora il Chieti con Bruni. 5 minuti di recupero e dal 48esimo errore in disimpegno del numero 16 Raffaelli che spiana un'autostrada a Mazzolli e tenta il pallonetto deviato con una mano fuori aria, rosso diretto per Gagliardini. In porta va Montserrat che respinge la punizione di Mazzolli ma nulla può sul tap-in del neo arrivato Bacicalupo. 7 punti in questo avvio di stagione per il Chieti con il secondo posto in solitaria, ma guai a parlare di classifica a mister Grandoni. All'inizio avete fatto un po' difficoltà a trovare le misure lì in mezzo al campo tra le linee con un trequartista che vi dava un po' difficoltà, poi una volta prese le misure un centrocampo duro, tosto e questa è arrivata anche la vittoria. Io sono d'accordo con lei, grande merito ai nostri avversari che hanno una buona qualità, hanno una ottima organizzazione, ci hanno messo in difficoltà soprattutto anche con un buonissimo ritmo, soprattutto nella nostra parte sinistra, non riusciamo sempre a muoverci in modo corretto, via, diciamola così. Molto merito, ripeto ancora, va dato ai nostri avversari. Nonostante questo, il primo tempo abbiamo avuto anche altre due o tre situazioni per fare gol. Loro l'hanno pareggiata con grandissimo merito, perché bisogna dare atto appunto che hanno fatto un gran primo tempo. Poi nel secondo tempo ci siamo un pochino tra virgolette svegliati rispetto alla prima parte e siamo riusciti a fare un buonissimo secondo tempo, abbiamo avuto anche un po' più tra virgolette coraggio nel giocare, no? Nel senso il primo tempo un po' troppe volte abbiamo forzato giocate e questo non ci permetteva di alzare il baricentro. Nel secondo tempo questa situazione l'abbiamo migliorata, i ragazzi sono stati bravi, hanno sempre, però siamo riusciti a mettere in campo più palleggio e alla fine abbiamo sbagliato soltanto in un'occasione in cui il nostro portiere è stato bravissimo
su un calcio d'angolo, per il resto abbiamo fatto un buonissimo secondo tempo, sono contento per la squadra e sono d'accordo con la sua analisi quando dice che nel momento in cui c'è da lottare, da guadagnarsi appunto la pagnotta, questo gruppo non si tira mai indietro. Lei ha parlato del centrocampo, ma credo che la squadra in queste prime tre partite, al di là dei risultati positivi, sta dimostrando una grande voglia di lavorare insieme. Quindi questo è l'aspetto più importante per quello che è il nostro obiettivo finale. Sì, non abbiamo fatto sicuramente la migliore nostra prestazione di quest'anno, abbiamo fatto una buona prestazione, soprattutto il primo tempo siamo stati abbastanza ordinati, siamo stati bravi a recuperare un gol del Chieti, l'unico rammarico che abbiamo preso 3 gol su 3 palle attive, merito del Chieti, sapendo della forza del Chieti. Un peccato, ripeto, perché comunque la mia squadra ha dato tutto, abbiamo fatto degli errori, li abbiamo pagati, fa parte un po' del calcio, sapendo che comunque, ripeto, la mia squadra ha fatto una buona prestazione, dopo il 2-1 c'è stata un po' di confusione, anche se siamo riusciti a creare delle palle gol, e poi vabbè, il 3-1 poi è finita la partita. Ripeto, secondo me stiamo sulla buona strada, dobbiamo continuare a lavorare sotto questo profilo qui, nelle palle inattive in questo momento paghiamo caro ogni volta che c'è un calcio d'angolo, una punizione, dobbiamo lavorarci, però fa parte di questo momento.